della Santa Sede, perché siete qui oggi a protestare? Ma ieri il governo Monti ci ha dato ragione sull'ICI quando tutti quanti dicevano che volevamo affamare le parrocchie, non era così. Oggi siamo qui per ricordare che i patti lateranensi non hanno nulla da essere celebrati, perché grazie a quel concordato, a quel trattato, il fiume di denaro e di potere che è arrivato al Vaticano dall'Italia ha limitato le libertà di tutti, ha condizionato il nostro Parlamento e ha limitato anche la libertà degli stessi cattolici, che sono tutti vittime delle gerarchie vaticane. Noi chiediamo oggi di nuovo di mettere in agenda l'abolizione del concordato e partire anche, questo abbiamo scritto a Monti, con il taglio dell'8 per mille, 1 miliardo di euro che viene dato ogni anno, una cifra enorme e che corrompe molto spesso la stessa Chiesa cattolica. In Vaticano si fanno i soldoni, gerarchie, vecchi tromboni, Vaticano si fanno i soldoni. Però dicono che con i denari dei contribuenti la Chiesa porta avanti anche attività caritatevoli, soprattutto attività caritatevoli. Ma allora, sul soprattutto parlano i dati, l'8 per mille su quel miliardo di euro, neanche il 20% viene destinato alla carità, al terzo mondo, peraltro neanche documentato. Non c'è dubbio, ci sono tanti volontari, tanti preti di frontiera che lavorano per strada senza chiedere una lira a nessuno. Ci sono tanti però invece che di questa solidarietà fanno un business. Ecco, credo che bisogna rivendicare allo Stato le sue obblighi di servizi sociali e che la Chiesa faccia il suo mestiere, cioè semplicemente predichi la fede e dica la sua in tutti i campi. E sulla situazione dell'ICI è notizia di oggi che Almunia ha dichiarato che se l'Italia rivedrà la legge sull'ICI, cioè se il Vaticano sarà costretto a pagare l'ICI su immobili che portano avanti attività commerciali, l'UE rivedrà la procedura di infrazione. Ma è evidente che da questo punto di vista, diciamo così, in Vaticano non saranno contenti della mossa di Monti e già abbiamo visto in Parlamento chi si fa sentire contro. È anche vero però che se ci fosse questo cambiamento della legge, la denuncia che Maurizio Turco ha presentato all'Unione Europea avrebbe un effetto ridotto, perché non potrebbe portare al pagamento degli arretrati, cosa che invece in questo momento è tra le cose di cui discute la stessa Commissione Europea. Quindi da una parte si toglie, dall'altra si garantisce che il danno non sia eccessivo. Molti dicono che il governo ha forti agganci in Vaticano. Secondo lei Monti ce la farà a vincere questa battaglia sull'ICI? Ma credo che la battaglia sull'ICI adesso è diventata una battaglia per la credibilità internazionale del nostro paese, grazie anche alla campagna mediatica che siamo riusciti per la prima volta a rompere quel muro di censura a partire da quest'estate. A livello internazionale ovunque si sono chiesti: ma com'è possibile che l'Italia ha un debito pubblico così alto, chiede sacrifici ai cittadini e quelli del Vaticano continuano a pascolare nei loro privilegi? Per cui ne passa della credibilità del paese, è questa la forza credo di Monti. Una battuta su Sanremo, sono ancora in corso le polemiche fra la stampa cattolica e Celentano, lei cosa ne pensa? Ma io credo che innanzitutto l'Avvenire magari dovrebbe chiudere per sua scelta, non certo per quello che gli ha detto Celentano, ma perché oggi si è dimostrato con le smentite fatte prima da Bagnasco, poi da Bertone e con quello che ha detto Monti, che non era vero che fossimo noi bugiardi, ma che se c'era qualcuno che negava la verità erano loro. Credo che poi è veramente strano, una curiosità, che solamente quando si parla di Chiesa, di Vaticano, la direttrice generale della RAI intervenga commissariando Sanremo. Ecco, credo che ci sia da riflettere per qual è veramente il potere forte oggi in Italia. Allora, oggi qui all'ambasciata della Santa Sede si celebra l'anniversario dei patti lateranensi, ci sarà la sfilata dei segretari di partito? Beh, ci sarà purtroppo, perché sono in tanti, io credo che vogliono cercare benevolenze oltre Tevere. Mi hanno detto che Bersani ha confermato, ma contento lui, di celebrare questi patti. Ci sarà ovviamente Alfano, ci sarà Casini e credo che ci saranno tanti altri che hanno fatto a gara, mi hanno detto, per cercare di essere tra i 600 invitati. A proposito, ma io mi chiedo, ma questa ambasciata è un'ambasciata dell'Italia presso il Vaticano, dista neanche 1 chilometro dagli uffici del governo e 1 chilometro da San Pietro, ma davvero serve tenerla aperta? Questa costerà almeno alcuni milioni di euro tra personale e mancato affitto, il ricevimento di oggi per 500 persone costerà tranquillamente 20-25 mila euro, salvo poi pensare a tutte le altre spese, ma perché non chiuderla e non fare un ufficio dentro al governo che possa comunicare? Mi sembra evidente, ci si va anche a piedi in Vaticano. Grazie Mario. Grazie a te.
Come mai, come mai, se non la paghi mai, dove mai pagherete pure voi? Come mai, se non la paghi mai, dove mai pagherete pure voi? Come mai, se non la paghi mai, dove mai pagherete pure voi? Febbraio 2012, siamo in compagnia di Marcello Rinaldi, del coordinatore romano di Roma della UAR, che spiegherà anche questo acronimo cosa vuol dire, e siamo qui appunto in concomitanza di un evento di cui ci parlerà anche. Allora, noi come ogni anno veniamo qua di fronte all'ambasciata italiana presso la Santa Sede perché c'è questa ricorrenza per noi, ahimè, infausta di questo concordato stipulato nel 29 e poi riconfermato nell'84 da Craxi e Casaroli. La UAR, questo lo dico per tra parentesi, vuol dire Unione Atei, Agnostici, Razionalisti. Ci battiamo per uno Stato più laico, per uno Stato che non faccia così tanti favori economici e morali ad una confessione in particolare, cioè alla Chiesa Cattolica. Abbiamo stimato, secondo gli ultimi calcoli, che lo Stato ogni anno dà alla Chiesa Cattolica 6 miliardi di euro, quindi in due anni sarebbe già una bella manovra economica. In questo periodo di crisi non sarebbe male. E veniamo ogni anno qua appunto a protestare contro questo concordato che è soltanto una marea di privilegi alla Chiesa Cattolica e ogni anno ci troviamo purtroppo a dire sempre le stesse cose. Speriamo che nel futuro qualcosa cambi. I politici vengono qui a genuflettersi, a prostrarsi, il Vaticano chiede ovviamente raccomandazioni che non siano fatte leggi sulle coppie di fatto, sull'eutanasia, che siano dati soldi alle scuole private, agli ospedali privati, l'8 per mille, e lo Stato naturalmente dice obbedisco. E adesso pare che il governo Monti voglia ripristinare la tassa sull'ICI per gli immobili che non sono di culto della Chiesa. Speriamo che ci riesca, speriamo che almeno riesca in questo. Marcello, e qui come possiamo vedere, oltre alla vostra bandiera che abbiamo inquadrato, ci sono anche le bandiere dei radicali. Spesso abbiamo visto i radicali e il UAR in concomitanza, insomma, a essere attivi su alcune battaglie. È una sinergia, insomma, che porta dei risultati, fruttuosa. Vedo che, insomma, siamo sempre presenti. Sì, abbiamo un ottimo rapporto. Tra l'altro l'associazione, l'UAR, molti dei soci afferiscono, diciamo, ai radicali, anche perché la nostra associazione è apartitica, non risponde a nessun partito politico. È chiaro che con i radicali percorriamo un tratto di strada insieme, che è quello della questa lotta della laicità dello Stato. Insomma, i radicali sono veramente i numeri uno in questo, già dai tempi del divorzio, l'aborto, insomma, adesso faremo con loro anche l'iniziativa legale sulla raccolta di firme per il riconoscimento del registro, almeno del registro delle unioni civili da portare al Comune di Roma. La vedo dura, ma insomma, uno già, insomma, chi non comincia, insomma. Speriamo bene, quindi ai radicali ci unisce un bel rapporto, ecco. Ringraziamo Marcello Rinaldi. Prego. Siamo con Riccardo Maggi, segretario di Radicali Roma, e commentiamo ovviamente anche questa, anzi facciamo vedere questa magliettina che è veramente indicativa un po' dell'atmosfera anticlericale che si respira a questo evento. E gli chiediamo ovviamente di commentare questo evento sull'anniversario dei Patri Lateranensi. Questo è un evento che è una celebrazione, per noi radicali non c'è nulla da celebrare, non c'è da celebrare i Patti Lateranensi del 29 e neanche il nuovo concordato dell'84, c'è invece da chiedere che lo Stato italiano si affranchi da questa dipendenza dalle gerarchie vaticane e una richiesta specifica che noi oggi avanziamo è quella che venga al più presto convocata la commissione bilaterale per la revisione dell'8 per mille, del sistema dell'8 per mille, che è
un vero e proprio finanziamento pubblico alla Chiesa che ammonta a circa 1 miliardo di euro l'anno e che viene fatto in violazione della libertà di scelta dei contribuenti italiani che a loro insaputa o senza esprimere una loro volontà diretta si trovano a versare annualmente questa cifra enorme al Vaticano. Questo dopo i passi avanti che sembra si stiano facendo sulle esenzioni fiscali, sui privilegi fiscali al Vaticano, quindi in particolare sull'ICI, questo è il passaggio successivo e in qualche modo anche il più grosso e il più importante, perché si tratta finalmente di affermare in Italia la necessità che non ci sia un finanziamento pubblico delle chiese, così come dei partiti. Ringraziamo Riccardo Maggi. Davide, non avere paura, vieni qua dietro. Poco più dietro voi, poco più dietro. Tesso, tesso. Siamo proprio di fronte. No, adesso, da su, no, adesso. No, questa qua è la cosa più dietro. Mario! Michele De Lucia, tesoriere di Radicali Italiani e di anticlericale.net. Vi chiediamo, ma questo clericalismo italico quanto ci viene a costare? Ma secondo lo studio eccezionale davvero che hanno condotto con Curzio Maltese, Carlo Pontesilli e Maurizio Turco, stiamo parlando di qualcosa come 4 miliardi di euro l'anno. Non è uno scherzo e non ho scambiato milioni con miliardi, sono proprio miliardi, 4 miliardi di euro l'anno. Questi però sono i costi per così dire diretti, più immediatamente quantificabili. In realtà c'è un danno gigantesco che riguarda sia le libertà personali, i diritti individuali, la libertà di scelta individuale che è il nemico pubblico numero uno dei culi di piombo vaticani, e c'è il danno economico ulteriore che discende dal fatto che ritenere che il peccato debba essere uguale al reato non solo ha fatto dell'Italia un paese ultraconciliare, controriformista, eccetera, 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 ma ha fatto sì che interi settori di imprenditoria, intere possibilità venissero spazzate via. Pensate solo al divieto di fecondazione eterologa. Divieto di fecondazione eterologa in Italia ha significato che uno dei settori in cui eravamo all'avanguardia, con cliniche e professionisti che ci invidiava tutto il mondo, chiuso baracca, tutti trasferiti all'estero. Per non parlare poi del danno ovviamente per i cittadini che solo se hanno i soldi possono andarsene all'estero a fare queste cure, queste terapie non possono più fare in Italia. Quindi è un disastro da un punto di vista dei diritti civili e un disastro dal punto di vista dell'economia. C'è una tassa vaticana che va ben al di là di quei 4 miliardi di euro l'anno. Grazie Michele De Lucia.